come si forma nell'anima la santità divina. Da Libro di Cielo, della piccola figlia della Divina Volontà, Luisa Picarreta, 24 luglio 1932. Vita mia dolcissima, Gesù, mio celeste Maestro, prendi la mia piccola anima nelle tue mani e, se vuoi, continua le tue lezioni divine sulla tua volontà. Sento l'estremo bisogno di essere alimentata dalla tua parola. Del resto, tu stesso mi hai così abituata. Tu stesso mi hai dato questa forma di vita. Mi hai fatto vivere di te e della tua dolce parola. Certo che non me lo sono formato io questo modo di vivere, no, ma tu, oh Gesù. Tanto che io sentivo più te che me, e come tu taci, mi sento spezzare questa vita. E sebbene sia il più duro dei miei martiri, pure sono pronta a dire fiat, fiat, fiat. Se vuoi smettere il tuo dire, ma abbi pietà di me e non mi lasciare sola e abbandonata. Onde mi sentivo tutta abbandonata nelle braccia della Divina Volontà e non sospiravo altro che il cielo. Mi sembra che non mi resti più nulla da fare se non finire la mia vita nella Divina Volontà in terra per ricominciarla in cielo. Ed il mio celeste Gesù, visitando la piccola anima mia, mi ha detto: mia piccola figlia del mio volere, tu ti opprimi troppo ed io non lo voglio. Nel vederti oppressa in mezzo a tanti miei beni, fai vedere che hai più l'occhio a te stessa che ai beni che il tuo Gesù ti ha dato. E da ciò fai vedere che non hai compreso bene ancora i doni ed i beni che il tuo Gesù ti ha dato. Tu devi sapere che ogni mia parola è dono e quindi un bene grande che essa racchiude, perché la mia parola ha la virtù creatrice, comunicativa, formativa. E come viene da noi pronunciata, così forma il bene nuovo da dare alla creatura. Vedi, per quante parole ti ho detto e quante verità ti ho fatto conoscere, tanti doni ti ho donato. E tali doni rinchiudono beni divini, distinti l'uno dall'altro. Il tutto sta nella parola che esce da noi, in cui viene formato il bene che vogliamo far uscire da noi. Quando questo bene è uscito, con certezza avrà la sua vita in mezzo alle creature, perché questi doni sono animati e formati dalla nostra potenza creatrice e conservati dentro della nostra stessa parola, per assicurare il bene che vogliamo dare. E la nostra parola muoverà cielo e terra per dare il frutto del bene che possiede. Ora, figlia mia, tu devi sapere un'altra sorpresa del nostro dire. Supponi che io ti parli della mia santità. Questa mia parola racchiude il dono della santità divina da dare alla creatura, sempre per quanto a creatura è possibile. Se parlo della bontà divina, la mia parola racchiude il dono della bontà. Se parlo della volontà divina, racchiudo il dono della nostra volontà. Insomma, la cosa che dice la nostra parola di bello, di buono, di grande, di santo,
quel dono racchiude. Ora senti un tratto dei nostri stratagemmi amorosi. È come se non ci contentassimo mai di formare nuove invenzioni d'amore da dare alla creatura. Quindi, se la nostra parola dice santità, è perché vogliamo darle il dono della nostra santità divina, affinché essa si metta a pari con la nostra santità e possa stare a gara con noi. Ed ho il nostro contento quando vediamo la nostra santità divina operante nella creatura. E se sentiamo che essa dice: sento in me impressa la santità del mio creatore. Oh, come mi sento felice di poterlo amare con la sua stessa santità. Oh, allora il nostro amore va in follia e si riversa su di lei in modo così esuberante che giungiamo agli eccessi. E così, se la parola nostra dice bontà, volontà divina, è perché vogliamo dare il dono della nostra bontà e volontà divina affinché essa possa stare alla pari con la nostra bontà e volontà e possa sostenere la gara col nostro ente supremo. Tu non puoi comprendere qual è il nostro contento nel vedere la creatura dotata di queste nostre qualità divine, di cui la nostra parola è portatrice. E come è nostro solito rivolgere ad una creatura la nostra parola, essa è tanto feconda, potente e piena di luce, che fa come il sole. Formato da una delle nostre parole, che con un colpo di luce illumina tutti e dà il bene che la luce possiede. Ora, perché ti opprimi se vedi che il tuo Gesù spesso fa uso della sua parola per aggiungere doni a doni? Questi doni non solo avranno vita in te, ma in tante altre creature, perché posseggono la forza generativa. Danno e generano per dare e generare di nuovo. La nostra parola è parto del nostro seno, quindi è figlia nostra, e come figlia porta il bene che ha generato nel padre suo. Onde, invece di opprimerti, pensa piuttosto che il tuo Gesù vuole farti le nuove sorprese delle sue parole divine affinché ti disponga a ricevere un tanto bene. Dopo ciò continuavo a pensare alla divina volontà ed il mio dolcissimo Gesù ha soggiunto: figlia mia, quando l'anima si fa dominare, investire, soggiogare dalla mia divina volontà, in modo che nessuna particella del suo essere, tanto nell'anima quanto nel corpo, resti non dominata, tutte posseggono la mia volontà operante, sicché la mente la possiede animata dalla sua scienza, la voce la possiede parlante, le mani la posseggono operante, i piedi posseggono i suoi passi divini, il cuore la possiede amando, e come sa amare la mia volontà, ora tutto ciò unito insieme forma la santità divina nella creatura. E allora troviamo tutti i diritti nostri nella creatura, diritti di creazione, perché tutto è nostro. Troviamo i diritti della nostra santità, delle nostre opere, i diritti del nostro fiat divino, della nostra bontà, del nostro amore. Insomma, non vi è cosa nostra che non troviamo in essa come diritto nostro, e la creatura trova in contraccambio i suoi diritti nel suo creatore, perché essendo una la volontà da ambo le parti, i diritti dell'uno sono diritti dell'altra. Ecco dunque che significa vivere nel nostro volere, ricevere con diritto
la santità nostra, l'amore, la scienza, la bontà nostra, perché non si può fare a meno di darle, perché sono proprietà sue, come io sono del nostro Fiat, perché la sua vita vive già in esso. Molto più che chi vive nella mia volontà cresce sempre nella santità, nell'amore, nella bellezza nostra, e così di seguito. Questo crescere continuo forma nella creatura un atto nuovo da dare al suo creatore. Noi diamo ad essa l'atto nuovo che possediamo in natura, e lei lo dà a noi in virtù della nostra volontà. Ed ho il contento da ambo le parti, la felicità che si sente di poter ricevere dalla creatura, e noi di poter dare. Dare e ricevere mantengono l'alimento della corrispondenza, conservano l'unione sempre crescente e sono come il soffio che mantiene sempre acceso il fuoco e viva la fiamma dell'amore, senza pericolo di potersi smorzare. Perciò, sempre avanti nella mia volontà, e tutto andrà bene. Jesus, our love is free.